Bentrovati a questa nuova puntata di Faccia e di Profilo. Oggi in primo piano c'è il cinema. Cinema d'autore, è un cinema un po' speciale perché è dedicato soprattutto ai ragazzi. Con noi il regista Marco Renda e l'attore Nicolò Ernesto Alaimo. Benvenuti, bentrovati e veramente grazie per essere qui con noi. Grazie a voi. A te. Allora, oggi facciamo un bel percorso nei boschi, ma anche nelle città, nella spiritualità dei ragazzi o dei personaggi un po' particolari. Parliamo di un film che insomma è uscito già nelle sale dal 25 gennaio ed è Edel, un nome già nella magia. Allora Marco, tu che hai seguito questi attori, insomma come nasce questo film? Allora, intanto è il mio primo lungometraggio per il cinema, quindi è un esordio, è un'opera prima. Il film è nato semplicemente dall'esigenza che avevo di unire due desideri, due necessità. Raccontare il fantasy, che a me è molto caro, perché ho fagocitato film fantasy per anni, quindi è un cinema che seguo, però restando aderente alla realtà, toccando delle tematiche vicine a noi tutti, quali il disagio giovanile, il dramma familiare, soprattutto il bullismo. Quindi un innesto fantasy su un primo livello realistico, una fusione di due generi. Quindi una storia che sicuramente appunto segue le tracce della fantasia, che possono essere appunto il mondo degli elfi, che sicuramente piacciono molto ai ragazzi, ai bambini, e quindi un film per i ragazzi ma per tutta la famiglia. Sì, noi abbiamo riscontrato un fenomeno abbastanza anomalo, c'è un interesse molto emotivo e intenso da parte dei più piccoli, ma anche di adulti. Sì. Perché ognuno decide di seguire e interessarsi a un particolare aspetto del film. E quindi questo sì, positivo. Quindi dicevi i temi importantissimi che hai voluto trattare attraverso la fantasia, quindi con un linguaggio anche un po' etereo, un po' diverso con cui si affrontano di solito i temi appunto del bullismo, che è un fatto strettamente attuale. Purtroppo la cronaca insomma ci consegna sempre immagini tristissime di ragazzi, di bambini, molto spesso anche di adulti insomma bullizzati. E tu l'hai fatto in una maniera un po' leggera ma intelligente. Sì, diversa, perché la ragazzina in questione, la protagonista Edel, è affetta da una malformazione, che poi forse questo non è, cioè le orecchie a punta come un elfo, quindi l'elemento che la rende in qualche modo diversa, tra virgolette, dagli altri è sono queste orecchie elfiche. E ovviamente questo suo problema è affrontato inizialmente attraverso il nasconderle. Porta sempre il cappuccio. Porta sempre il cappuccio, perché se ne vergogna, ha paura del giudizio. E neanche la madre è in grado poi in realtà all'inizio di rendersi conto che l'accettazione da parte della bambina di come lei è fatta realmente è forse la chiave per risolvere questo problema, questo disagio. Lei inizia a capire che forse non è una malformazione quella sua, ma è segno di un'appartenenza a una dinastia, appunto, di una razza diversa, attraverso il personaggio di Nicolò Silvano, che è questo bidello appassionato di fantasy, di fumetti, che crede ancora nei sogni, nelle illusioni, e che la inizia al mondo fantastico. Ed è lì che la diversità inizia a essere ricchezza. Che bello. Nicolò Alaimo, un sannita, figlio d'arte, perché tuo papà insomma è conosciuto, un bravo... Bass bariton, cantante lirico. Cantante lirico, l'ha detto giusto. Facciamola semplice. Facciamola semplice. E tu però decidi di fare l'attore. Sì. Tu prima di tutto insomma hai lavorato molto nel teatro, no? Cominci così, questo è anche per te il tuo primo film. Sì, infatti molto. Ho fatto, io per 2 anni e mezzo ho fatto parte di una compagnia amatoriale e facevamo gli spettacoli di teatro napoletano, Edoardo De Filippo, Curcio, mettavamo in scena questo. E parallelamente in quel periodo ho conosciuto Marco, abbiamo iniziato a parlare di Edel e finalmente siamo riusciti a farlo poi. Che è il primo progetto cinematografico che faccio. Quindi vi siete insomma incontrati, avete parlato semplicemente, ecco, come il più delle volte succede anche così, un po' per scherzo, un po', no? Una sfida, e avete girato questo film. Come è stato interpretare il ruolo di questo è un bidello un po' speciale. Quali sono le sue caratteristiche? Chi è il tuo personaggio? Molto speciale, perché Silvano è un personaggio che ha subito bullismo per tutta la sua vita,
Quindi appena vede una bambina che soffre di una cosa che lui sa benissimo, di una dinamica, ecco, che riconosce, ha una pulsione verso di lei, vuole tutelarla, vuole difenderla. E un modo che trova è convincerla del fatto che questa diversità che le ha, cioè queste orecchie a punta, possano essere segno di una specialità, non di una diversità. E quindi inizia. Quindi lui praticamente questo, appassionato di fantasy, insomma, è un grande fruitore di libri fantasy. Fumetti. Lui è un illustratore, esattamente. Anche. Quindi è uno che vorrebbe fare del fantasy la sua vita. Quindi vede Edel e vede Edel maniera anche come un ponte verso questo suo mondo fatato, finalmente un elfo che la condurrà verso il mondo che ha sempre sognato. Vogliamo vedere insieme il trailer del film, perché ormai come? Insomma, siamo un po' tutti curiosi, ovviamente poi dobbiamo andarla a vedere al cinema. Radunava chi cavalca a tarda notte nella selva infinita. È il padre col suo bambino. Padre. Padre. Non vedi le figlie del re degli elfi così vicini a me? Fin dalla notte dei tempi, le leggende del nord, dalla Cornovaglia all'Irlanda, dalla Scozia fino all'isola di Man, narrano del popolo degli elfi, il cui regno, celato all'occhio umano, si apre al di là dei portali magici. È tutto più complicato del solito. Prima non si copriva le orecchie, io... Tra poco mi opererò. No! Tu combatti contro quello che sei. Voi elfi potete fare quasi tutto. Avete mira infallibile, agilità, ma soprattutto potete accedere a regni magici. Tu che sai di boschi magici? Un elfo, Edel! Ti ha messo in testa delle idee assurde! Anch'io, sai, ho dei nemici. Alla sua età certi atteggiamenti sono normali. Silvano, partiamo. Per dove? Oltre il bosco. Un percorso meraviglioso nei boschi, in queste vite che si riconoscono come quella di Silvano e di Edel. Le impressioni che hanno avuto i bambini, le persone che l'hanno visto, insomma, chi ha avuto l'onore di vederlo in anteprima? Noi l'abbiamo presentato in anteprima al Giffoni. Sì, appunto, questa è una cosa importante. Ha avuto dei premi importantissimi. Sì. Secondo sì. posto al Giffoni sì. 2017. Sì. E Los Angeles. E Los Angeles, insomma, non è roba da poco. 5 premi a Los Angeles. Miglior regia. Punto. Miglior film indipendente, miglior film, miglior cast. Allora, per ora sta andando abbastanza bene. A Los Angeles, voglio dire, sì. Comunque andiamo negli Stati Uniti, patria del fantasy. Certo. Una bella sfida. Portare... Loro hanno apprezzato proprio questo, la parte europea del film, la parte lenta, più riflessiva. E quindi sì, il primo riscontro è stato molto positivo e Nicolò può raccontare un aneddoto rispetto proprio al Giffoni. Che cosa ti è successo nei panni di Silvano? Sì, no, è successa una cosa molto emozionante che subito dopo la visione c'era questo momento con i bambini in cui se loro avessero avuto una curiosità, qualche domanda da fare certo. a noi, avrebbero potuto farla. Si alza questo bambino, Alfonso, e inizia a fare: no, io vorrei fare una domanda a Silvano, perché dà la sua motivazione. A un certo punto scoppia a piangere. Io mi sono trovato spiazzato, certo. Ho detto: oddio, sono sceso dal palco, lo sono andato ad abbracciare perché mi stavo per mettere a piangere anche io. Però poi ho capito questa, giustamente è un personaggio che commuove, perché di solito uno accumula cose negative nell'esistenza certo. per poi, neanche per cattiveria, magari a volte per stupidità, prendersela con persone che in quel momento sono più fragili, che non ti hanno fatto nulla, te ne rendi conto solo dopo un po'. Quindi Silvano è rassicurante. Sì, no, un personaggio che malgrado ne abbia prese di tutti i colori, proprio da tutte le parti, è uno che ha mantenuto questa risposta positiva. E ho visto che i bambini, per quanto piccoli, e noi quello pensavamo, ma non saranno un po' troppo piccoli, 10 anni, 11 mm-hmm. anni, per... malgrado questa età, hanno colto questa cosa del personaggio. E evidentemente questo bambino era un bimbo che necessitava di tutela, avrebbe voluto incontrare un Silvano nella sua vita. Quindi sicuramente è un film che funzionerà, perché insomma è importante lanciare messaggi positivi ai ragazzi, anche di accettazione, perché siamo tutti pieni di difetti, chi riesce poi ovviamente ad accettarli o meno. Quindi anche l'orecchio sventolo, l'orecchio appunto in questo caso così estremizzato,
che possono avere i ragazzini, insomma, dai 10 ma anche più grandi nell'età dell'adolescenza, è una cosa molto importante, quindi è anche un atto molto coraggioso quello che tu hai fatto, quindi faccio i miei complimenti. Grazie. Per portare un tema così importante e renderlo leggero e fruibile anche ai bambini, molto bello. Grazie. La differenza, lo stato d'animo che si prova lavorando, ecco, al teatro e in un film anche poi così particolare come questo, che cosa hai provato? Sì. Il teatro ha un aspetto molto romantico, che è quello del rapporto con il pubblico. Poi facendo Edoardo, soprattutto, che è una cosa comica, li senti reagire, senti la risata, senti la sorpresa, senti tutte queste cose che ti danno vita sul palco, ti danno modo di caricarti man mano. Poi ha un ordine, cioè inizia e finisce, ogni sera tu sai che l'ordine c'è, è quello, una scaletta, appunto, mentre il cinema a volte fai la prima scena, poi fai l'ultima, poi fai la quarta, poi fai la quinta, insomma, e poi con il montaggio anche, cioè, non dipende da te, a volte mentre lo fai puoi perdere a volte l'ordine cronologico degli eventi, il teatro è quello. Però è un modo diverso di lavorare, il cinema magari è un po' più intimo, una cosa più negli occhi, più porti più te stesso, anche se molti potranno correggermi su questo, non ci sarebbe da discuterne, però è semplicemente un modo diverso di affrontare il lavoro, che non è meglio l'uno dell'altro, cioè, a me piacciono entrambi. Ti sei emozionato in qualche scena, quando hai dovuto girare qualche scena un po' particolare? Non mi è più, allora, nelle mie mi sono emozionato forse quella lì finale, quando c'è un confronto con la mamma, ora non vorrei dire troppe cose, esatto. Semplicemente una mamma molto coi piedi per terra che si avvicina a questo mondo magico, devo dire, e Silvano è un tramite importante in questa cosa, quella scena forse mi ha emozionato un po'. Però tu, Marco, invece come regista, ecco, mentre che eri al di là della cinepresa, pure conoscendo ovviamente tutta la storia, ecco, anche tu hai vissuto momenti particolarmente emozionanti, soprattutto con la bimba Edel, insomma, 12 anni, come è stato anche dirigerla? Allora, il film è stato girato in 18 giorni, quindi poco, molto poco, molto per pochi. Il cinema. Sembra una risposta di comodo, ma è stato emozionante ogni giorno nello stesso identico modo. Perché il mio primo film, dopo una lunga gavetta, 15 anni tra studio, cortometraggi e fiction, cose varie, quindi non esiste, cioè proprio 18 giorni identici tra loro su quello che è stato l'investimento emotivo e anche però l'attenzione e la dedizione totale, perché non avevamo il tempo di fare 20-30 ciak, certo. A volte è capitato anche di avere buona la prima o la seconda al massimo, perché dovevamo correre. E quindi abbiamo fatto anche spesso necessità virtù. Portare a casa un film in così poco tempo è difficile, portarlo a casa con dei risultati ancora di più. Eh sì, dai, anche l'emozione di Giffoni, che cosa hai provato lì in mezzo poi quel pubblico che è molto esigente, perché sono ragazzini. Ero terrorizzato, avevo paura che andassero al bagno a comprare le cose da mangiare. Invece, ringraziando a Dio, non si sono mossi. Sì. Ma erano tipo 300 una proiezione e 300 la seconda, voglio dire, orde di bambini attenti e un'ora e mezza di domande dopo, quindi grande coinvolgimento. Allora, siccome io sono veramente, mi sto incuriosendo tantissimo e quindi andrò a vederlo al cinema per intero, qui adesso ci gustiamo un altro breve, insomma, pezzettino del film. Lo potresti togliere? Almeno a tavola. Edel, te lo ripeto tutte le sere. Perché devi rompere? Settimana prossima abbiamo la visita dal dottore. Se hai intenzione di continuare con questo atteggiamento, dimmelo subito. Papà non avrebbe voluto. Devo andare da Caronte tutti i giorni settimana prossima. Ho le gare tra poco. Ci andrai da Caronte, ci andrai. Se salti un giorno non succede niente.
Dai ragazze, non continuiamo a prenderci in giro. Da quanto tempo è che va avanti sta storia? 3-4 anni. Il problema è che noi come segretari per loro non abbiamo voce in capitolo. Il sindacato è inesistente. E io non posso. Noi non possiamo continuare a seguirli in udienza oltre l'orario d'ufficio. Mi sembra chiaro, no? Sì, però se iniziamo questa guerra contro lo studio rischiamo grosso. E scusa se te lo dico, ma questo lavoro è l'unica certezza che io non posso permettermi di perderlo. Tesoro? Come stai? Ehi, vieni qua. Fatti guardare. Lo sai che ti sei fatta davvero bella? Ginevra, mi dispiace, non... Figurati, non c'è problema, siamo abituate. Ecco, Edel affronta il tema del bullismo, come abbiamo detto prima, ma anche il rapporto genitori-figli, che è molto importante, lo vediamo qui in questa mamma che non capisce, non interpreta i veri sentimenti della figlia, che tutto sommato però forse si accetta per quello che è. Beh, in realtà entrambe affrontano un dramma molto, molto grosso, molto grave, quello della perdita del padre da parte di Edel, sì, e del marito per, certo, Ginevra. Quindi c'è un lutto e, insomma, che ha segnato entrambe. Sì, c'è un'elaborazione di un lutto e la bambina, nel corso del film poi Edel sottolinea come in realtà quando il padre era ancora in vita, questo problema di nascondere l'orecchio non c'era, perché si sentiva protetta questa figura paterna. Con questa madre probabilmente per problemi di incomunicabilità non riesce ad avvertire lo stesso senso di accettazione. E poi la madre vuole farlo operare, illudendosi che trasformandole le orecchie allora la normalità busserà alla porta, ma la normalità no, già di per sé è un concetto quanto astratto. Che cos'è la normalità, appunto? Quindi si renderà poi conto che forse non è la strada giusta. Qui stiamo vedendo anche delle foto che vi riguardano, ecco, qui ovviamente c'è la protagonista, c'è Edel, questa ragazzina, vi dicevi, di 12 anni, no? Sì. Quando avete girato. Sì. Com'è stato girare con lei? È bello, è stato emozionante? Sì, insomma. Sì, devo dire, è, un, è, molto carina. È acerba, ma è intrisa di talento, sì, è voglia di imparare, e devo dire... Molto disciplinata. Poi è stata affiancata da una grande professionista come Roberta Mattei, che è l'attrice che interpreta la madre, sì, che ho avuto il piacere e l'onore di avere sul set, che lei ha lavorato anche con grandi maestri come Caligari. E quindi avvalso di questi... Insomma, attraverso, grandi... diciamo, Roberta Mattei da un lato e Nicolò dall'altro, era comunque spalleggiata sì, da persone più grandi. Però ce l'ha fatta, devo ce dire, sono contento. Mi hai detto prima, insomma, che comunque già ha avuto qualche altro riconoscimento, insomma, è stata chiamata anche da altri registi per altri film, quindi sì, l'hai sì, scoperta tu, hai detto. Ah, l'ho scoperta io, l'ho scoperta però io. Quindi. Anche un altro elemento importante è quello degli animali che tu curi, perché c'è questo legame magico, se vogliamo, con i cavalli che sono, insomma, molto vicini al mondo degli elfi, sì, no? Quindi hai voluto parlare... attraverso anche gli animali, ma anche del rispetto degli animali e del loro linguaggio. Cioè, sì, parli di bullismo e quindi di ragazzi, parli di famiglia con i genitori e metti anche l'argomento degli animali dentro. Hai fatto una cosa sì, molto coraggiosa, molto impegnativa. Sì, perché in realtà vi era una rotta ben precisa per me sul piano della scrittura. Ogni elemento all'interno del film doveva avere una duplice lettura. Sì. Il cavallo è sì l'animale che accompagna gli elfi nelle leggende e nella, diciamo, nella letteratura di Tolkien o altri, ma è anche nella parte realistica del film è ciò che rappresenta il padre, perché il cavallo era del padre. Ecco, il padre muore durante una gara e quindi il cavallo nella realtà è ciò che le resta del padre. Sì. Nell'ipotesi fantasy è l'animale dell'elfo. Quindi ogni elemento nel film ha due chiavi di lettura, sempre. Di lettura. Quindi questo. Poi sì, ho visto praticamente Edel proprio al maneggio ha il suo momento di serenità, di tranquillità, giusto? Perché è lì che magari riscopre, ricorda il papà e quindi legata anche al cavallo che era, insomma, di suo padre, sì, giusto? Sì, prima dell'incontro con Silvano, col quale condividerà dei momenti finalmente di ritrovata serenità, di riscoperta, il cavallo Caronte è l'unico
essere vivente che... Con cui comunica in qualche modo, anche con un linguaggio diverso. Senti, dov'è che l'avete girato questo film? Qual è la location? Roma e dei boschi di Formello, che è una località, un comune limitrofo a Roma. Dei boschi, una riserva naturale. Parco di Veio. Parco del Veio. Beh, quindi mi dicevi praticamente 18 giorni per girare, ma un bel po' di tempo per il montaggio. È stata una vera fatica. Sì, un bel po' di mesi, non perché avessimo chissà quali problemi, in realtà perché dovevamo veramente curare gli effetti speciali, non sono tanti, ma andavano curati con precisione. E una post-produzione lunga, perché è un film che necessita determinate caratteristiche grafiche, visive, non essendo un film tipico italiano. Certo, sì. E alla fine, insomma. Allora, dicevamo prima, anche applauditissimo a Los Angeles, vari premi, quindi veramente complimenti. Questo significa, secondo te, che il cinema italiano in qualche modo comincia, perché insomma c'era stato un momento forse dove non se ne parlava chissà quanto bene, Comincia ad avere uno stato di salute migliore? Sì, sul piano artistico negli ultimi anni sono emerse un sacco di realtà interessanti, tantissime. Sì. Anche alcune vicine a questa esperienza nostra, legate al mondo dei fumetti, abbiamo visto dei film simili. In realtà quello che mi ha invece colpito negativamente è leggere sui giornali poco tempo fa che invece il 46% in meno di persone sono andate al cinema quest'anno. Questa è una cosa molto deprimente. È triste, però voglio dire, dal punto di vista autoriale c'è una riscoperta negli ultimi anni. Speriamo sia solo l'inizio. È ciclica come cosa, forse ecco, dopo che ci si assopisce un po', poi viene fuori magari l'energia. È come la Fenice, stiamo rinascendo. Questo film, prima ti chiedevo, pensavo ci fosse un romanzo alle spalle, invece no, è frutto della tua fantasia, lo hai scritto, pensato e creato, insomma, completamente. Sì, con la collaborazione di un'attrice e scrittrice che è Elena Starace, che mi ha supportato, quindi sì. Prima dicevamo c'è anche una doppiatrice che chi insomma ha seguito Il Signore degli Anelli riconosce subito, giusto? Sì, sì. Ci ha gentilmente prestato la sua voce Cristiana Lionello, grande doppiatrice, che era doppiatrice di Kate Blanchett e quindi anche Il Signore degli Anelli e l'Hobbit. E quindi una chicca per gli appassionati del genere e della trilogia. Guardiamo un altro pezzettino del film. Non passa giorno che io non mi chieda una cosa molto semplice, ma che mi perseguita. Dopo la caduta, che cosa hanno visto i suoi occhi prima di morire? Gli zoccoli di Caronte. Tu che gli correvi incontro. Qualunque cosa abbiano visto non ero io. Perché io non c'ero mentre lui se ne andava. E mi dispiace. Mi dispiace tantissimo. Lui lo sa, Ginevra. Lo sa. Ascolta, pensavo, perché non fai tornare qui Eden? La farò allenare con un altro cavallo. Che ne dici? Le farà bene. Non so se vorrà gareggiare senza Caronte, ma ci proverò. Tornare a cavalcare le farà bene, fidati. Fidati di me. Un film emozionante, ma un film che secondo me regala anche tanta speranza, no? È stato almeno questo l'intento che... Assolutamente. Propongo come soluzione a una serie di problematiche realistiche l'illusione e il sogno. Sembra un paradosso. Sì, invece in realtà credere in qualcosa che non è al momento reale, in realtà è quello che ci porta avanti. Quindi credere in qualcosa... Continuare a sognare per tutti. Lo chiedo a tutte e due, ma appunto fare un film così, tu lo hai immaginato, tu l'hai interpretato, vi siete in qualche maniera così immedesimati tanto da magari credere un po' che veramente esiste un mondo così un po' sotterraneo nei boschi? Io in realtà mi sono cimentato proprio a conoscere il mondo di Silvano.
Per un periodo ho cercato e ho trovato un gruppo di giocatori di ruolo, un gruppo di gioco di Dungeons and Dragons, per l'esattezza, mm-hmm. si chiama il gioco. E all'inizio ero anche abbastanza scettico, vi dirò, invece facendolo mi sono appassionato più di loro. Adesso sono io che non voglio assolutamente mollare la mia campagna. E quindi in un certo qual modo sono entrato in sintonia con Silvano. Poi spero di poter avere, di aver imparato qualcosa da questo personaggio, perché ha tante cose positive da insegnare. E sicuramente lo trasmetterà. Speriamo. Anche agli altri, speriamo soprattutto ai ragazzi. E quindi invece per te, ecco, insomma, sei finito per credere addirittura agli elfi in qualche modo? No, Madonna, no, è troppo. Ma lui già ci crede, perciò l'ha scritto. Sembrerebbe un po' esasperato, però da bambino, quando andavo nelle riserve, a fare i picnic, insomma, cose del genere, immaginare. Spesso guardavo un punto fisso sperando di vedere qualcosa di strano, sì. Però non l'ho mai visto. Magari chissà, non lo possiamo dire, magari hai fatto delle scoperte che vedremo alla fine del film. Non si sa. Allora, tu beneventano, tu napoletano, ma avete pensato magari a un sequel del film Siamo in terra di streghe, qualcosa ambientato a Benevento? Magari elfi e streghe. La progettazione ci stai pensando? In realtà noi stiamo buttando giù un progetto di serie tratto dal film, che coinvolgerà sicuramente i territori campani. Bello, questa è una bellissima novità, ci piace molto. È già su carta. Un progetto. È su carta, quindi vediamo. Vabbè, per un progetto, però considerando che avete girato un film in 18 giorni, vuoi che rimane così? Certo. Dai. Hai visto? Adesso si abbiamo, può fare. Abbiamo delle si attese. Abbiamo delle attese, vogliamo vederla. Ragazzi, è stato veramente magico. Grazie. Ecco. Grazie a te. Grazie. Entrare in questa dimensione. Ci lasciamo con la musica che ha accompagnato questo film, che anche la musica è importante, tra l'altro è fatta in famiglia, perché certo. È scritta e interpretata tua sorella. Sì. Allora, io adesso dovrei leggere questo titolo, che è un po' complicato, non me ne vogliano, Il mondo degli elfi. Allora, il titolo della canzone è El Said Dan Endregol. L'ho detto bene? Perfetta. Perfetto, quindi gli elfi non si arrabbiano. Allora, ringrazio Marco Renda, Nicolò Alaimo. Grazie a te. Grazie. Grazie per essere stati con noi e niente, allora tutti al cinema.